Ma qual è il segreto dell'Leicester che ha vinto la Premier League 5.001 gli davano, un'impresa impossibile. Ma qual è il segreto di Zac Efron per avere quel fisicaccio pazzesco lì in uno degli ultimi film? O nel mio piccolo, ogni giorno mi arrivano almeno 10 richieste che mi chiedono qual è il segreto dei tuoi video. Qual è il segreto per crescere esponenzialmente su Facebook? Qual è il segreto per comunicare online? Ma se la risposta fosse semplicemente che è sbagliata la domanda? Se la risposta alla fine dei conti fosse che invece semplicemente, banalmente, non esiste nessun segreto. Ma se questa maledetta risposta fosse semplicemente che devi lavorarci su, ma con impegno, al punto tale da farlo diventare una tua seconda palpebra. Se la carenza realmente non fosse una carenza di opportunità, ma fosse una carenza di etica del lavoro, di etica dell'impegno, di etica del sacrificio, di etica della professionalità, di etica della disciplina, di etica della precisione, di etica del non mollare mai, di etica del io vado avanti nonostante tutto, nonostante tutti. Non sarebbe tutto più semplice? Non avremmo più bisogno di questi spacciatori di segreti che ci accerchiano ogni giorno. Ed è ovvio che la strategia, la conoscenza, i libri, i video, tutto quello che devi imparare è fondamentale. Ma alla base di tutto, abbiamo bisogno di un'azione potente, potente. Il Leicester non avrebbe mai vinto la Premier League senza un'azione potente, senza farsi il mazzo mentre tutti parlavano, le grandi strategie. Questi pedalavano nella loro direzione senza chiedere il permesso a nessuno. Vuoi il fisicaccio di Zac Efron? No problem. Sentivo Seth Rogen che ha fatto l'ultimo film con lui e diceva: questo Zac Efron non va mai in palestra. Lui è in continuazione in palestra, constant fitness, è in continuazione a far pesi, a fare attività. E se vuoi il mio piccolo segreto per comunicare online, eccolo qua, gratis, trasparente, datti da fare. Non fidarti di quello che uno dice, non fidarti di quello che io dico, fidati di quello che faccio. Guarda i fatti. Anche quando non ti va, anche quando sei stanco, anche quando pensi qua non va da nessuna parte, è l'extra sforzo che fa la differenza. Tutti i fenomeni a parole, ma online è il dominio del fare. E ci devi tenere, davvero, ci devi tenere per sostenere nel lungo periodo i tuoi obiettivi, i tuoi risultati, i desideri, i sogni, le belle favolette. Quelle, se vuoi un consiglio da amico, lasciale alla Pixar. Thank you.